Emanuela ti tocchia di 100 vetrine, aspettavo un figlio da Fabio Testi, ho perso il bambino. Intervistata da Novella 2000, Emanuela ti tocchia racconta per la prima volta un doloroso segreto del suo passato e della storia d'amore che anni fa ebbe con Fabio Testi. Lei è l'attrice torinese resa nota dal ruolo di Carmen Rigoni in 100 vetrine, oltre che per diverse apparizioni televisive e fiction. La relazione con il divo ebbe una grande risonanza mediatica nel 2008, dal momento che finì praticamente in diretta TV dopo appena 6 mesi, nel reality La Talpa. Quello che Emanuela non aveva mai detto è il fatto che all'epoca rimase incinta di Testi, ma subì un aborto spontaneo. La scoperta della gravidanza. Presto in sala con il film Un figlio a tutti i costi, l'attrice da poco 47enne ha confessato la voglia di diventare mamma. Proprio questo desiderio l'ha spinta a raccontare alla rivista diretta da Roberto Alessi il suo segreto. Nel periodo in cui stavo con Fabio Testi, ho scoperto di essere incinta. È accaduto all'inizio della nostra relazione. Avevo un ritardo, pensavo fosse stress. Ero molto sotto pressione. Deve sapere che quando mi sono ammalata di anoressia mi è sparito il ciclo per 7 anni, una cosa che può succedere in chi soffre di disturbi alimentari. Inizialmente ho pensato a questo. Poi, la conferma di essere in dolce attesa, ho prenotato una visita dal mio ginecologo e ho scoperto di aspettare un figlio. All'inizio l'emozione è stata grandissima, ero felice, ma anche molto preoccupata. Non l'ho detto a nessuno per scaramanzia, neanche a Fabio, avevo sentito dire che è meglio dirlo dopo i primi 3 mesi di gestazione, quelli più rischiosi. La scoperta fu accompagnata dalla gioia ma anche da molte paure, dal momento che l'amore con Testi era sbocciato da poco. Ecco perché Emanuela scelse di non dirgli nulla. Era presto, volevo sentirmi sicura della gravidanza e di me. Avevo ancora troppe paure dentro. Ho pensato, appena mi sentirò felice e avrò solo sensazioni positive glielo dirò. Forse non mi fidavo totalmente di lui. Eravamo veramente all'inizio della nostra relazione. Poco dopo, il dramma, la tiktokker ha dovuto fare i conti con un'interruzione spontanea della gravidanza, episodio cui sono seguiti mesi di dolore e senso di colpa che è riuscita a superare solo dopo qualche tempo. Purtroppo dopo qualche settimana ho perso il bambino. Mi sono colpevolizzata per questo, ho anche pensato che fosse successo per i miei blocchi o perché inconsciamente lo rifiutavo, ma poi ho saputo che succede a molte donne. La rottura tra la tiktokker e Fabio Testi in diretta TV. Finora, questo particolare del passato dell'attrice era rimasto nel più stretto riserbo e non sappiamo se lo stesso Testi abbia mai saputo la verità. La storia con la tiktokker è nota per la conclusione turbolenta avvenuta in diretta TV nel 2008. Nel corso di una puntata della Talpa 3, da cui era appena stata eliminata, Emanuela lasciò Testi accusandolo di infedeltà dopo la pubblicazione di alcune foto che lo mostravano con un'altra, mi sono stufata di sentire da lui promesse. Pensavo che fosse cambiato. Lui si difese parlando di semplice amicizia con la donna immortalata, mentre Emanuela confessò per giunta di provare qualcosa per uno dei concorrenti dello show, il pugile Clemente Russo, peccato che già all'epoca lui fosse felicemente legato a Laura Maddaloni, che solo pochi mesi dopo sarebbe diventata sua moglie. Oggi, per la cronaca, Testi è sposato con Antonella Liguori. La carriera di Emanuela ti tocchia,
Laureata in architettura, la TikTok ha lavorato per anni nelle TV locali del Piemonte e ha recitato molto a teatro, prima di sbarcare a Centovetrine nella parte di Carmen. Nella stagione 2005-2006 è stata l'inviata di Ragazzi che Voyager, mentre nel 2007-08 ha recitato in un'altra soap, Un posto al sole, nel ruolo di Ombretta Maltesi. L'abbiamo vista anche in Ho sposato uno sbirro e Non smettere di sognare. Oltre alla storia con Testi, è nota una sua relazione con il modello Tiago Alves risalente al 2012.